TV Radicale, siamo al congresso dei radicali italiani del 2011 in compagnia di Maurizio Bolognetti. Io lo chiamerei, lo soprannominerei un combattente radicale, più che militante, che ci fa conoscere quello che sta accadendo da tempo in Basilicata, e senz'altro la sua presenza qui ovviamente sarà stata anche incentrata con i suoi interventi su questo argomento, che cosa sta avvenendo a livello ecologico e di ambientale. Maurizio, come è andato questo congresso? Beh, un congresso da cui sono emerso un dibattito interessante di sera dalle commissioni. Quella a cui ho partecipato era la sessione dedicata al debito ecologico, e credo che ne sia venuto fuori un bel confronto, delle proposte interessanti. Però una cosa, la Basilicata per me è, e lo era nel 2007, lo era prima, la chiave di lettura è caso Basilicata come simbolo del caso Italia, quando ci siamo occupati di certi temi, e cioè anche allora assenza di legalità, Stato di diritto, democrazia, i costi dell'antidemocrazia, l'assenza di trasparenza, e questo caso Basilicata come simbolo del caso Italia, quindi come un pezzo, un frammento del caso Italia, è questo qui. Un frammento molto rappresentativo. Sì, per me è emblematico perché tenti di far emergere questo, no? Che è uno spaccato di questo paese, e magari emerge quanto sia vero, cosa, che la strage di legalità rispetto per esempio ai veleni ambientali figli del sistema, della mala politica, della partitocrazia, come vuoi tu, la strage di legalità poi diventa strage di popoli. Maurizio, entriamo bene nell'argomento. Tu ti occupi bene di che vicenda annosissima e molto, molto complicata? Beh, intanto ci siamo occupati per anni di questa vicenda veramente singolare dell'inceneritore Fenice, che nel Vulture Malfese, in estrema sintesi, perché ne abbiamo parlato tantissime volte, poi che cosa ha trovato, che cosa è emerso in queste ore che noi avevamo denunciato, del resto, che per 10 anni chi doveva controllare l'AEDF non lo ha fatto, se lo ha fatto ha nascosto i dati, e nascondendo i dati per quasi 10 anni non solo il controllore e il controllato hanno impedito che si attivassero le procedure per gli interventi, intanto di messa in sicurezza, che si dicono messa in sicurezza di emergenza e poi di bonifica, che si attivassero le procedure previste dalla legge. Sono d'accordo rispetto al fatto, perché lo abbiamo chiesto, che finalmente, aggiungo, la Procura della Repubblica di Potenza, non quella di Melfi, si sia decisa a contestare, tra i vari reati in questa vicenda, a funzionari vari, a iniziare da quelli dell'ARPA, ma anche ovviamente a manager di Fenice, il disastro ambientale, perché è questo quello che hanno fatto, hanno consentito un disastro ambientale, non permettendo l'attivazione delle procedure di mitigazione della contaminazione previste dalla legge, se si fossero autodenunciati, se li avessero controllati e se controllandoli avessero deciso di diffondere i dati ai cittadini e di comunicarli alle istituzioni, probabilmente non saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati. C'è una commistione dove non si riesce davvero a capire chi controlla chi, chi è controllore, chi è controllato e che cosa fanno questi signori, cioè quando in intercettazioni telefoniche. E io dico meno male che le hanno pubblicate in questo caso e che le abbiano pubblicate integralmente. Il direttore di un'agenzia ti conferma in conversazioni, diciamo, che sì, io dovrei mettere, a un certo punto dice questo ex direttore, dovrei mettere i dati e dovrei mettere in condizione i cittadini di capirli i dati, ma a me non me ne frega niente di fare questo. I cittadini, se vogliono capire, devono studiare. Appunto. Siamo veramente al paradosso. Eh sì, diventa un paradosso dal quale emerge qual è la concezione che questi signori hanno di un ente pubblico. Loro non sono al servizio del pubblico, sono al servizio di altro, magari di chi li ha nominati. E quindi c'è un conflitto di interessi, ma è inevitabile che sia così, un conflitto di interessi con
chi li nomina, la partitocrazia, la politica, le giunte regionali, parliamo dei direttori delle agenzie, e a volte c'è anche un conflitto di interessi con i privati. Loro non sono, in questo caso, ma anche in altri casi, perché se analizziamo la storia delle ARPA in questo paese, solo negli ultimi anni è una storia di continui scandali e di inchieste giudiziarie. Sardegna, Campania, Liguria, Basilicata. Tanto per far capire, l'ARPA sarebbero le... Agenzia regionale per la protezione ambientale, cioè quello che ho detto in commissione. Una breve cronistoria utile: nel 93 c'è un referendum che sottrae i controlli ambientali alle ASL. Quindi nasce l'esigenza, perché c'è un vuoto legislativo, di creare, di colmare questo vuoto, e con un decreto legge e poi con una legge successiva a fine 93-94 si crea lì quella che oggi è l'ISPRA e si creano le agenzie regionali per l'ambiente. Quello che è interessante notare è che l'articolo 3 della legge 61 dice: entro 180 giorni dovete creare le 19 agenzie regionali e le due agenzie provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. Non va così, perché l'ultima ARPA, quella sarda, è stata creata, altro che 180 giorni, è stata creata nel 2006, che è quella poi dei conflitti di interesse sull'eolico e queste robe qui, e non è, ne faccio questione penale evidentemente. Ho capito. Senti Maurizio, ma abitare oggi in Basilicata, in certe zone, espone a rischi effettivi, e quali rischi? Parliamo proprio di diciamo percezione dei cittadini. Io dico che c'è una corrente negazionista che sembra non voler ammettere che c'è un nesso tra il decadimento della qualità dell'ambiente nel quale viviamo, delle matrici ambientali acqua, terra e aria, e invece ci sono altri che dicono altre cose. Per esempio c'è un progetto che è il progetto Sentieri, che è uno studio epidemiologico condotto da ricercatori, scienziati, da gente che si occupa di questo, da medici, che dice non della Basilicata, che analizza 44 siti di bonifica di interesse nazionale in Italia. E da che cosa emerge da quello studio? Che in questi siti, non solo Lucani, non solo Tito, non solo la Val Basento, ci si ammala di più, più malattie tumorali, più malattie croniche infiammatorie. C'è anche un altro dato interessante, che è quello che possiamo ricavare sul sito della Commissione Europea per la Salute, dove si parla di picco della salute, dove si vede che in questo paese c'è una curva che precipita, magari aumenta l'aspettativa di vita, ma crolla verticalmente la qualità della vita stessa. Sono dati su cui riflettere. I siti di bonifica e la devastazione ambientale non è solo quella lucana, penso a una città a cui mi sento molto legato, che è Taranto, la Puglia, Taranto, sito di bonifica che è letteralmente devastata da ogni sorta di veleni. Un cittadino di Taranto, pure se non fuma, è come se fumasse 100 sigarette al giorno per il benzopirene e le altre porcherie che si respirano nell'aria, le cozze alla diossina, le pecore alla diossina, il formaggio alla diossina, l'eni, la cementeri e l'italsidere e tutto il resto appresso. Ilva, e io credo anche l'arsenale. Anche, poi viene fuori, ma questo perché è interessante, perché poi le cose sono si intrecciano. Quando tu, per esempio, chiedi a un operaio dell'Italsider che si è ammalato di asbestosi e questo ti risponde dicendoti io sono un avvelenato di Stato, e poi ti racconta di un processo in cui lui denuncia un funzionario dell'INAIL, questo viene condannato in primo grado a 10 mesi, e poi aggiunge com'è andata, il processo è finito in prescrizione. Questo forse ci collega anche a altro. Sì, decisamente le prescrizioni di classe, che sono... L'amnistia clandestina di classe, secondo me è un caso emblematico da questo punto di vista. Purtroppo in Italia ricorrere alla giustizia è un modo per fare ingiustizia, è sempre più... fatalmente finisce così. Sono lunghi. I tempi sono lunghi, le prescrizioni incombono, e forse appunto no, è quello che proponiamo, l'amnistia come strumento ormai indispensabile per poter arrivare a una serie di cose. Sono lunghissimi i tempi della giustizia, a me è capitato di... perché poi le esperienze personali non sempre sono indispensabili, perché per capire non è che ci devi cadere necessariamente dentro, puoi capire lo stesso, anzi, magari ci sei dentro e non capisci, però a volte l'esperienza personale ti aiuta anche a capire. A me è capitato di essere convocato in un processo per una questione riguardante un ammalato di sclerosi laterale amiotrofica, per esempio avevamo denunciato alcuni funzionari della ASL, hanno convocato dopo 5 anni anche l'ammalato, che però nel frattempo era morto. Capita,
è emblematico. Credo che non avrà giustizia, almeno lui no. Sicuramente no. Maurizio, ti ringraziamo molto, se hai qualche altra cosa da aggiungerci, viva Gianni Colagione. Grazie, noi ti diamo appuntamento su tvradicale.it quando vuoi. Grazie e buon congresso. Ciao. Grazie a te. Ciao.